Qualcuno la conosceva già, altri hanno scoperto per la prima volta il suo sorriso, e il suo carattere spontaneo quando l'hanno vista sbarcare insieme ai compagni d'avventura sulle spiagge dell'Isola dei Famosi 2016, dei quali è stata uno dei volti più apprezzati. Lei, virgola, Mercedes Anger, da quel momento in poi è diventata una presenza fissa sulle pagine delle testate italiane di gossip, con le indiscrezioni sul suo conto a rincorresi settimana dopo settimana. Fino all'ultima, quella che riguarda la vita sentimentale della figlia di Eva. A quanto pare, tra lei e Luca Speracchi è infatti scoppiata la passione. Galeotta fu una cena di gala alla quale entrambi hanno preso parte, avendo così occasione di trascorrere del tempo insieme in quel di Capri, meta che di per sé è cornice di amori dalla notte dei tempi. A pubblicare gli scatti dei due il settimanale Spin, che li ha immortalati intenti a scambiarsi un bacio che lascia poco all'immaginazione. Continua a leggere dopo la foto, i due erano stati d'altronde visti sempre più spesso in compagnia l'uno dell'altra, facendo pensare che ci fosse del tenero sotto. Ora, ecco arrivare la prova dopo tante indiscrezioni. L'ex cronista di Uomini e Donne e MERCEDISZ hanno infatti regalato ai paparazzi il primo bacio in pubblico, catturato puntualmente dalle macchinette fotografiche dei presenti. Una scena avvenuta tra i tavoli di un ristorante dove entrambi stavano cenando, e subito rimbalzata su tutte le testate italiane. Continua a leggere dopo la foto, chi segue i due sui social, aveva già da tempo notato un interessamento reciproco, ma la love story era sempre stata smentita dalla mancanza di prove. Al tavolo con i due anche Eva Anger, che quindi avrebbe già dato la sua approvazione alla relazione della figlia con Speracchi. Lucas, d'altronde, virgola, era riuscito a far breccia anche nel cuore di Maria De Filippi prima che la conduttrice rivedesse la sua opinione su di lui in virtù dell'inganno teso alla redazione di Uomini e Donne all'epoca in cui era sul trono. Continua a leggere dopo la foto, i due vengono entrambi da storie importanti finite da poco. Speracchi si è lasciato definitivamente alle spalle Silvia Corrias, dalla quale si è separato a gennaio. Di recente aveva dichiarato di aver bruciato le tappe con lei, sposandola dopo soli 4 mesi. Un amore che però non è durato. Mercedes era invece fidanzata col personal trainer Leonardo, dal quale si era però allontanata già ai tempi dell'Isola per poi rompere definitivamente di recente.